Ragazzi, come scusate, ben trovati nel mio canale. Siamo nell'undicesimo episodio, dodicesimo episodio di Uncharted 4. Ragazzi, c'ho il naso completamente chiuso, sono sveglio da un'oretta più o meno. Devo ancora caricare l'undicesimo episodio. Cercherò di fare il possibile, ragazzi, sicuramente l'undicesimo lo caricherò. Farò il possibile anche per questo, raga. Non è che vado a letto alle 4, mi sveglio alle 8 per fare Uncharted, non so, così stupido, per poi non caricarlo. Ragazzi, siamo in un punto molto, molto caliente. Per la scorsa puntata, per Dio e la libertà, è un messaggio che ha lasciato Henry Avery, e Nathan ha detto: come posso essere stato così stupido da non capirlo subito? E io non ho capito per quale motivo ha detto questa cosa qua, ancora non mi ricordo. E secondo me ancora il gioco non vuole farvelo capire benissimo, a meno che non sia veramente stupido io. Adesso andiamo a salvare nostro fratello, che è rimasto sicuramente è stato teso una trappola. Nasconditi, zio. Eccoti. Così impari a fare il furbo. Una trappola degli uomini di Rafe, che tramite il GPS del mio telefono mi hanno beccato la nostra posizione. Ok, forse sarebbe anche ora di ripararsi un attimo. Ok, sotto ma sorte, strunza. Pure tu. Ma avete detto negli scorsi episodi di prendere più armi gialle da portare, perché sono le più forti, giustamente. Io però non... No, bastardo! Bam! Vai. Accorto lì. Mamma mia. Ah, cazzo, c'è una... Allora, granata per forza. Vai, proviamo a mettere la granata là. Troppo vicino. Vai con la granata là. Mi sa che però, raga, non funziona. Neanche così. Via. Merda! No, lì, Drake. Sei fuori. Cazzo, è pieno qua, raga. Occhio, la granatuzza. Oh, dai, Sullivan! Porco due! Sei fuori! Vivo! Mamma mia, raga, immortale, Sullivan. Cazzo. Ah, però era quello di prima, perfetto. Occhio. Sa che ci conviene andare là più in fretta possibile, raga. Non ho più munizioni, bene, benissimo. Figlio di puttana. Via. Ok, dobbiamo andare di qua. Forza. Aia, madonna santissima. Ok. Porco due, si sono cattivi. Vai con la granata lì. No. Dai, sali di qua, bravissimo. Ok. Siamo un po' più al sicuro qui. Qua ne arriva uno. Oh, bastardo. Oh, sono in due, raga. Ok, vai. Oh, figlio di troia. Dammi le munizioni, merda. Ok. No, raga, occhio però, Ok, vai di qua. Ok. Se ci sei, cazzo. Ok, sei qua. Mamma mia. Fughe. Bravissimo. Ok, ora c'è. Comunque, raga, la macchina è seguita da Dio, Merda. Aia. Oh. Non andare a sbattere, fai la guida perfetta. Vaffanculo. Sei per mezzo al cazzo, state. Vai. Cazzo. Merda. Madonna santissima, raga, non riesco. Oh, affanculo. Dobbiamo andare a sinistra. Mamma mia. Sì, certo che comunque, raga, sto guidando proprio benissimo, Scusatemi, ma merda. Si guida veramente in una maniera incredibile. Via, ragazzi, via, non state in mezzo, Cazzo, raga, ma veramente avevo giusto detto, Mamma, ma per fortuna che c'era sta via. Dai, Gabbo, con sti pali. Via, ragazzi. Occhio, raga. Attenzione, via.
Poverini sti qua, li sto distruggendo il loro lavoro. Merda. Quelli non si arrendono. Dove vado io, mo, raga? Dove vado? Dove vado? Paura che mi uccidano. Sono messo sto troppo in strada, mi ammazzano. Ma vaffanculo, ma dai! Vai di qua, vai di qua, vai di qua. Cazzo, l'albero dovevo prendere. Manco le sdrogo corse, madonna santa. Vai giù di qua. Direi. Direi proprio di sì. Forse. Non penso proprio. Ok. Cazzo! So che non mi prendano. Scusatemi ragazzi, sapete, so che state lavorando, però il mio era un problema di fondo. Ecco. Hai parlato! Merda. Merda! Cazzo! Oh, ma che spettacolo però, raga. Siamo arrivati, siamo arrivati. Ci siamo. Dimmi se vedi Sam. Ehi, deve essere quello. Laggiù. Cazzo, Sam. Come fa a sopravvivere? Oh, merda, raga. Come lo raggiungiamo? E io che ne so. Ma come faccio io? Ma non avranno esagerato a mandare tutti questi. Madonna, ma guarda che roba. Siamo ancora vivi, quindi... C'aveva un esercito dietro. Dove vado, dove vado? Di qua posso, vero? Sì. Ok, ok, ok. Merda, Sam, tieni duro, bomber. Ok. Cazzo. Come faccio ad arrivarci? Oh merda. Victor. Mamma mia. Vai, sali, 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 sali. Merda. Sali, sali, Nate. Sali, sali. Vai, bomber. Sali. Oh. Occhio. C'è il palo lì. Aia. Raga, mi sa che non mi hanno visto. Ah, sapete che male i coglioni. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Devo spararti guida. Ok. Ricarica, ricarica. Oh. Avete rotto il cazzo, smettetela. Ok. Cioè, pensate, raga, due ragazzi così stanno a far culo a un esercito. Ecco, vai. Eccoti qua. E ora. E ora siete morti. Siete seri, davvero? Avete degli esplosivi? Il camion? Occhio, eh. Ok, la moto è andata. Quello non può far nulla da solo. Raga, noi dobbiamo far fuori questo qua. Ok, è ora di andare là, raga. Aspettiamo che recuperi la vita. Merda! Stava esplodendo il camion. Ok, con calma, con calma. Ah, da solo non può fare nulla questo. Mi stava uccidendo. Fanculo. Merda. Raga, io salto. Vai. Merda. Dov'è Sam in tutto questo? Dovevo beccarlo, raga. È un po' come la nave all'inizio questo, mi sa. Cazzo, potevo fare la mossa dell'anno, raga.
merda. Se vabbè. No, Gabbo, no, no, impariamo tutto. Uno. Dai, 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 dai. Due. Ok, 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 ok. No, 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 ce ne sono altri. Ci sono questi, ci sono questi, ci sono questi. Ho ammazzato pochissima gente, raga. Mi ha volato uno scooter addosso, raga. Nulla, nulla di che, però. Ok, ho finito le munizioni. Sono un po' nella merda. Vai, Gabbo, vai, Gabbo, vai, Gabbo, vai. Tirati sui piedi. Vai. Ok. Ok, morti. No, 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 mi piaceva quell'altra. Vabbè, cazzi. In tutto questo Sam è ancora vivo. Ok, doppio headshot. Mi piace un sacco questa mitraglietta qua. È l'Uzi. Ottimo. Occio, occio. Merda. Ok. Siete stecchiti. La moto voglio prendere. Non ce la farò mai a prendere la moto, raga. AK. Questo coso qua secondo me, raga, se ne sta andando. Ci sta salutando. Boom. Mamma mia, che figata. Ciao. Mi serve il tuo veicolo. Oh, figlio di puttana. Ok, uno è andato. Merda, ma quanti sono, raga? Due. Sono tutte moto. Tutte moto, raga. Ciao. Oh cazzo, dai, non posso andare contro la roba io, Merda. Ops. Vai via. Merda, la casa, non l'avevo vista. Ma dai, ma sono stupido. Dai però, Cristo santo. Potevo far tutto bene. No, li ho persi. Li ho persi, raga, non so dove sono. Li ho persi. Ma ti pare? Arrivo, 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 arrivo. Adesso sono uccisi da soli. Eccoti, Sam. Alla fine devo andare a rompere cazzo. Avvicinati, sto provando. Ok, ok. Salta, salta su. Sam, sali a bordo, cazzo. Sono più veloce, non rompere. Ok, solo. Vai, 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 vai. Via dal cazzo, bomber. Dai, sono io che gioco, Cazzo. Merda, ma raga, ma qua fuori è pieno, però. Oh. Come faccio, raga? Cosa devo fare? Ah, di qua. Mamma mia. Vai via da qua, vai via da qua. È uno spettacolo, raga. Uno spettacolo. Ops. Sì, vabbè, raga, questi sono fuori. Ok, ok. Santo. Già. Sono senza parole. Sì. Okay. Andiamocene.
Bene, sembra tranquillo. Sì. E allora? Pro Deus quod licentia. Sembra un semplice codice. Per Dio e la libertà. Era il loro motto. Ci siamo persi tutti quei riferimenti al paradiso. Vedo che ve la siete cavata bene. Molto più che bene. Abbiamo trovato Libertalia. Libercosia? Libertalia. Pare che Avery abbia fondato la leggendaria colonia dei pirati. Beh, è più l'utopia dei pirati, insomma. Ok, ma il tesoro? Stando a quel che si dice, questo luogo forniva rifugio a centinaia, se non migliaia di pirati, e condividevano tutto. Proprietà, risorse. Denaro. Conservavano tutto in un singolo deposito comune. Ma bene, quindi dov'è questo Tempio dei Pirati Fricchettoni? Proprio qui. Su quest'isola, a nord-est di Kings Bay. Ma Rafe ne ha una copia. Sì, ma prima che riesca a decifrarla, noi saremo già in viaggio per Libertalia. Vedi? Quel tesoro è praticamente già no. Troia. Oh, cazzo. Come va il lavoro in Malesia, Nate? Mi sembri un pelino fuori strada. Ops. Oddio. Non è come sembra. Davvero? Perché a me sembra proprio che tu stia cercando il tesoro sepolto di Henry Avery. E dopo aver visto tutti quei soldati della shoreline in città, sospetto che tu non sia l'unico a cercarlo. Vabbè, sì. Diciamo che allora è come sembra. Ma posso spiegarti? Ti avverto, sembrerà assurdo. Sentiamo. Per cominciare, questo è Sam. Sam Drake, mio fratello. Ciao. Mi spiace. Io pensavo fosse morto in una prigione di pane. No, Nate. Ma chiaramente mi sbagliavo. È rimasto chiuso là per 15 anni e la colpa è mia. Il tizio che l'ha aiutato a uscire vuole un sacco di soldi e l'unico modo per pagarlo è il tesoro di Avery. Ma la buona notizia è che l'abbiamo trovato. È su un'isola al largo della costa. Ok, fermati. È mai esistito un lavoro in Malesia? Io... Dai, aspetta. Elena, aspetta. Non ti capisco. Senti, avrei voluto dirtelo. Ti prego, smettila. No, davvero, ma non sapevo come. Non lo so, dicendomelo. Dovevo proteggerti. Sono stronzate, Nate. Non hai avuto il coraggio di affrontarmi, di nuovo. Sapevo che avresti reagito così. E tu come reagiresti? Tu mi hai mentito. Per settimane. Se ti avessero ucciso, non l'avrei nemmeno saputo. E ora hai anche un fratello. Ma chi sei tu? Andiamo. Sono io. Sono sempre io. Questa volta è diverso. Oh, mio Dio. Io devo salvarlo. Nemmeno mi importa del tesoro. Quel tuo sguardo quando sei entrato nella stanza... Se hai finito di mentirmi, allora smetti di mentire a te stesso. Io devo prendere un aereo. Tu fai quello che credi. Ehi, che stai facendo? Vai subito da lei. Non possiamo fermarci. Beh, forse dovremmo. Ma che dici? Che forse c'è un altro modo per salvare Sam. Per esempio? Per esempio, trovargli una nuova identità. Lo...
Lo nascondiamo da qualche parte. È conosco gente... È stato in prigione per 15 anni. Non possiamo obbligarlo a nascondersi. Ok, bene. Ma tu vai da tua moglie. Sam e io partiremo per Libertalia. Sì, senza di me. Vi fareste ammazzare entrambi. Scherzi. Ragazzo, faccio questo mestiere da una vita. Posso ancora essere utile. Vuoi davvero renderti utile, Sullivan? Prenditi cura di lei. Come vuoi. Se posso aiutarti. Tranquillo. Fai le valigie. Mare. Mio Dio, raga, che filmato questo. Che puttana. Ehi, Nathan. Sì? Terra in vista. Ah, questo è l'inizio del gioco, secondo me. Che te ne pare, eh? Beh, sembra fantastico. Prendi un attimo il timone. Questo era l'inizio del gioco. Su tutto questo correre e tentare di saltarci la pelle, non ci siamo mai presi un minuto per fermarci a riflettere su quanta strada abbiamo fatto, eh? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ciao. Senti, fratellino. Ti perdonerà, tranquillo. Se le porti un tesoro come quello, chi non lo farebbe? Non lo so. Sai, forse ho... ho tirato un po' troppo la corda. Sinceramente l'immaginavo più grande. Di sicuro siamo nel posto giusto. Trovo un punto in cui si possa attraccare. Ok. Andiamo a trovare un punto, ragazzi. Ripristino la visuale così, ovviamente. Beh, voglio dire... Non mi sembra però che ci sia brutto tempo. Giusto? Sì, almeno l'isola c'è. Cerchiamo segni di presenza umana. Più che umana, ok. Sperando che non sia l'umana che dico io. Ok, là c'è il punto per attraccare, ho visto. E raga, questo posto qua è un paradiso, eh. Forse, beh, forse Libertalia è più qualcosa come una capanna sulla spiaggia. Raga, scusate, ma non avevo visto io sta cosa, eh. Forse Avery. Pensavo fossero onde. Oh mio Dio. Ok. Ero finito su un'isola. È su un isolotto di sabbia. Vieni. Ok, proviamo ad attraccare qua, va. Guardate che spiaggia, un paradiso. Ok, eccoci. Boh. Ci siamo. Sam, diamo un'occhiata. Ok. Cosa c'è qua? Una tomba? Non è molto accogliente però c'è una tomba. Sa cosa ci racconterebbe? Beh, i morti non parlano. Cos'è che ha segnato? Rest in peace. Ha disegnato questo posto qua. Bene. Una grotta. Ok. Scorte di una spedizione precedente. Che cos'è lì? Ok. Fare un'inchiusa in una squalida. Burns. Un anno fa ero rinchiuso in una squalida. C'era la palla, ma con in mano una misteriosa cosa di lei. Mi trovo sulle coste di un arcipelago disabitato nel mezzo dell'oceano indiano. Sempre più vicino a portare a termine l'impresa ingiustamente negata a nonno Burns. Il capitano Darby e la sua ciurma stavano iniziando a dubitare di me. La morte del nostro
Quartiermaster nelle trappole scozzesi aveva minato la loro fiducia, così come le settimane trascorse si tacciarono le montagne di Kings Bay. Ma grazie alla guida sicura di Dover abbiamo trovato questo luogo misterioso e il loro morale ha tratto giovamento. Due uomini sono malati di tifo e finiti in quarantena, ma gli altri stanno allestendo l'accampamento in attesa di esplorare l'isola. Ora che posso tirare il fiato, la mia mente corre a Claire. Mentre ammiro le bellezze di quest'isola dimenticate, provo un briciolo di rimpianto per averla convinta a restare a casa. Questo mi ha negato di poter condividere con lei simili panorami, ma presto ci rivedremo e sarà lieto di aver rivissuto questa esperienza attraverso i miei racconti piuttosto che in prima persona. Questa notte riposeremo, se la sorte e la provvidenza ci assisteranno, entro la fine del mese saremo in ritorno con il tesoro di Avery, diretti verso la giusta gloria. Immaginate, raga, tutto sto casino, poi il tesoro l'hanno già preso. Che ne sanno loro? Cavolo, Sam, l'ha scritta il nipote di Burns. Beh, può avere un senso. La croce a Panama era vuota. Forse ha seguito la nostra stessa pista. Ah sì. No, mi sa che sto posto qua l'abbiamo già esplorato tutto. Quindi mi sa che ci tocca tornare sulla barca e andare. Scusami. Ok. Sam, andare là. Va bene, ci sei, zio? Ok. Dobbiamo andare qua. Bella sta nave, come proprio una macchina. Retromarcia. Ok, là c'è qualcosa. Lassù. Quello è senza dubbio un segno di presenza umana. Ah sì. Piratesca. Piratesca, giusto. Hai ragione, zio. Mi confondo sempre, bomber. Ok. Qua c'è la scalare? Sì. Di qua. A me comunque, raga, è uno spettacolo sto gioco, eh. Spettacolare. Ponte. Strano che non sia venuto giù per un attimo. Sembra una torre d'avvistamento. Eh sì. Lassù riusciremo a vedere qualcosa. Chi è che costruisce una roba così su un'isola del genere? Ok. Voilà. Eccoci qua. Sam, di qua. Sempre tutte ste cose difficili, Drake. Se no non siete contenti. Santa Madonna. Ok. Sei in cima. Cosa c'è qui? Forse ci siamo. Una specie di simbolo. Chevron, arrow. Chevron non so cosa voglia dire. Arrow boost, freccia. Wow. Come facevi a saperlo? Se c'è una cosa che ho imparato da te, è premi ovunque. Guarda lì, lo stesso simbolo. Tra freccia. Scopriamo che cosa indica. Adesso c'erano tutte queste frecce che mi indicheranno un posto dove andare, sicuramente. Andiamo, la barca è sotto di noi. Sì. Ma mi sa che non si scende di qua. Perché non usi la corda per calarti? Giusto. Giusto a pelo, eh. Ok. Adesso dovremo andare dall'altra freccia, che l'altra freccia indicherà un'altra freccia. E via così. Sicuramente così. Che bravi che non mi fanno rifare tutto il percorso. Mi fanno andare giù direttamente di qua. Che bomber. Ok. La freccia è qua. Dimmi che non indichi il mare, ti prego. Abbiamo lasciato la barca sull'altro lato dell'isola. Mi sa che dobbiamo andarla a prendere. Aspetta. Dobbiamo andarla a prendere? Sì. Mi sa di sì, raga. Ok, raga. Quella è la freccia e indica verso di là. Quindi noi andremo verso di qua. Però non so se... C'è un'altra freccia. Dove? Dove, dove? Dove? Ah, eccola, eccola. Ah, sono per terra. Sono nel fondale. Hai capito? C'è una lì. Poi aiutami, Sam, per favore.
Forse qua. Sì, lì a destra. Quindi dovremmo andare di qua. La forza. E poi qua. Oh, sinistra. Ma pensate, ma... Ok, di qua. Lì c'è, qua ce n'è un'altra, mi sa. Sempre dritto. Si vede dov'è che sono comunque. Oh, sinistra. Oh, di qua. Cioè, pensate a che percorso. Eccoci qui, raga. Dobbiamo entrare con la barca? Sì. La nuota non mi sembra il caso. Ok. Ok, qua c'è un bel percorso da fare. Caverna segreta, scale. Sembra promettente. Ok. Allora, qua ci sono delle scalette. Andiamo su per di qua. Ci sarà sicuramente. Eh sì. Ma mi sa che di qua... Ah, dovevamo... Con la barca... Come cazzo facciamo a raggiungere la raga? La barca non è altissima. Però, boh... Non ho idea, sinceramente. Quello è un portone. Raga, ma voi vi immaginate un posto così? Cioè, incredibile. Proviamo a parcheggiare la nave qua. Se magari... No, non si può. Non si può. Quindi vabbè, allora io la metterò qua. Mettiamola qua. Sali sopra. Andiamo. E di qua. Ok, ora andiamo di qui. Su. Una figata colossale. Direi proprio di sì, bomber. Arrampicarsi qua su. Certo, arrampicarsi sulla scogliera di un'enorme e segretissima isola pirata. Sì, come no. Fantastico. Mi sembra una figata da paura. Dai. Aspetta, mi sa che devo tornare giù. Che me lo dava. Mi stavo cagando addosso. Pensavo di essere morto, raga. Ok. Un po' più in alto. Possiamo appenderci a... Ok, dovevamo andare semplicemente un po' più su, raga. Tutto qua. Merda, ma siete fuori? Ok. Yuhu. Okay. Eccoci. E anche questa è fatta. Ehi, aspetta. Sto ancora cercando di non sfracellarmi a terra. Saresti proprio un deficiente. Mi hai fatto lasciare tra virgolette con la mia ragazza. Avery non era tipo da sobrietà e sottigliezze. Porca puttana. E hai soldi o stai? Diamo un'occhiata più da vicino. Cosa c'è qua? Un tesoro, ovviamente, ho già visto. Voilà. Vabbè, era la strada da percorrere, mi sa. No, invece no. Ok, ma è tutto chiuso qua. Guarda, l'ingresso è bloccato dalle macerie. Strano. Sì. Aspetto che gli ingegneri di Edery non abbiano tenuto conto dei secoli di Asia. Ovviamente. Ok, ok, di là, di là. Sono ovviamente le pietre fatte apposta per essere scalate. Ok. Siamo di qua. Questo si distrugge facilmente. Forza, dammi una mano. Sì, ok. Oissa. Ok, passa tu. Perfetto. Grazie. Niente. Ok. Continuo a arrampicarsi e strisciare sotto gli ostacoli. Di qua. Affascinante vita di un cacciatore di tesori. Oh, raga, cioè. Che cazzo di figata. Allora, di qua.
ricorda niente. Di qua niente. Ok. Ok, ci sei Nathan. Forza. Alright. Una pietra. Poi sicuramente bisogna andare di qua. Cosa credi che fosse qui? Le arcate mi ricordano la cattedrale di San Disma. Ma non lo so. Ah. Perché mi ha messo delle scale se poi non posso far nulla? C'è un ponte di corda. Ponte di corda. Non è che mi piace tanto, Vabbè, vieni qua, Bomber, dai, aiutami. Andiamo. Vedi se trovi qualcosa lassù. D'accordo. Allora? Una via c'è. Ma non vedo altri modi per salire. Aspetta. Dai, aiutami, zio. Occhio che mo casca, guarda. Sam! Grazie. Almeno sono arrivato di là. Ok, okay. Di qua ci arrivo, boh. Non ti preoccupare, zio, io adesso arrivo. Guarda, mo, Sam, novità? Guarda che adesso è il tempo che io arrivo di là, lui Sam, esce. Sei ancora lì? Accidenti. Beh, zio, è appena andato, un attimo. Oh, vediamo. Cazzo. Ho incasinato il mio matrimonio. Sei già qui. Cercavo un modo per farti salire. Ok, a questo punto salta e basta. Yuhu, eccoci. Grazie. Però fidati che quella cassa là ci servirà, sono sicuro. Ora possiamo andare. Ok. Ok. Come ci serve? No, non ne abbiamo bisogno. Già salito. Proseguiamo. Sei sicuro? Vabbè. Io la sposto qua. Ma raga, ma vabbè. Che cazzo ci faceva quella cassa lì? In un posto del genere. No raga, qua, cioè qua bisogna fare una roba. Cioè qua bisogna fare una roba del genere, per forza. Voilà. Mamma mia. Spettacolo, Queste cose qua, raga, mi piace un sacco farle. Vediamo. Quando? Prima, ho provato a chiamarti. Non ti ho sentito. Perché? Eri preoccupato? Temevo che qualcosa ti avesse distratto. Ah, sarei io distratto. Questo cosa vuol dire? Niente. Andiamo? Sì, sì, andiamo. Certo. Va bene. Perfetto. Ci caliamo allora. L'avevo vista, sta roba, però non mi fidavo. Allora, io vedo queste cose qua, quindi io ci salgo sopra. Ok, aspetta un secondo. Ah, questo forse serve per risalire. Allora, facciamo così. No, non ci si arriva. Perfetto, allora torniamo là. Ok, ci siamo. Dai, Sam, vieni. Or get on my level. E mo? Oh. No, no, mi sa che di là non si va, raga. Vedete che non mi segue neanche lui qua. Secondo me bisogna fare qualcos'altro. No, aspetta un secondo. Aspetta, di qua no, c'eravamo già stati. Di qua no. Oh, aspetta, lì c'è qualcosa. Vediamo. Vediamo qua cosa c'è. Qua sotto. Ah, ecco. Oh, ma vedilo. Ma guarda un po' dove siamo. Ok. Su di qui. Su. Vai. Vai di qua. Oh, dove cazzo vai, Nathan? Ok. Ci siamo arrivati, raga. Ok.
Di qui non si passa. Di qua no. Non mi dire, eh. Impossibile. No, è impossibile, raga. Tutta sta roba poi non serve un cazzo. Ok, allora penso di aver capito. Ok. Sam, sono voilà. Su. Ok. Raga, ce ne vuole. Ce ne vuole per raggiungere sto posto qua. Ce la sta facendo sudare. Lo facciamo, bomber? Bungee jumping? E mo? E mo io, raga, vedo l'ustio. Cos'è questa grotta, eh? Sicuramente non servirà a Ugaz. No, invece serve. No, eravamo qua prima. No. No. Però io mi sa che vi saluto, raga. Perché infatti, cioè, questa isola qua, raga, è proprio alla luce degli occhi di tutti. Cioè, cartine geografiche, tutto. Nessuno si è mai venuto questi anni. Vabbè. Comunque io vi saluto, ragazzi. Devo andare a caricare anche il video di oggi, le 14. Devo anche editare questo e caricarlo insieme, quindi ci vuole un po'. Io intanto, alla faccia di Nate, vado a riposarmi un secondo. Nel senso, a livello suo. Vi saluto, vi ringrazio, ci lasciate un mi piace e un commento. Ci vediamo la prossima domani alle ore 14. Bella.